What would you like to say to the Christians here in Europe? What would you like to say to those who are watching us? First of all, I ask you to wake up. If you are going to just be silent, it's the same thing that you are sharing. Those they are persecute us. So don't be silent. If you can, don't just watch. Take the action. And wake up. Tutto il mondo occidentale è in pericolo, perché sono venuti da noi tanti kamikaze, tanti combattenti, militanti dello Stato Islamico, da Europa, da America, da Australia. Questa locura dell'ISIS, a questa locura si arriva perché uno deja entrare l'odio nel corazon de los, de uno mismo, no? Quando crean este llamamiento a combattere l'infiel, tutto lo che non sia muslim sunna es enemigo y puedes matarlo. Y matando a una persona, a un infiel, tú puedes ganar el cielo. Es como también a veces convertir un videojuego en la vida real. Y queste persone sono nate in una comunità musulmana qua in Europa. E quindi questa comunità è la base di questo pensiero fondamentalistico. La misma gente che declarò a Siria come tierra del jihad, io non los puedo culpar a ellos. Siempre lo digo que para mí esta gente no es nuestro enemigo. El mal es el enemigo, el único enemigo que tenemos. En el Islam no existe el perdón, ¿sí? Uno lo dice así y no se da cuenta las ramificaciones que tiene. O sea, no solamente no existe, el perdón está mal. Cuando uno lo lleva a la práctica, es atentado por atentado. Because one of them he was telling me that we are going to take off your head and replace it with dog's head. And another he said that, yeah, and we are going to cut your body in small pieces. I told them, to you, the death, it's the end of the life. But to us, it's the beginning. Hay un cierto rechazo, ¿no? de lo que somos. Y no me gusta utilizar la palabra odio, pero sí que existe. Entonces nosotros tenemos que luchar contra ese odio haciendo el bien, con la caridad que Jesús nos enseñó, que lo llevó a dar su vida por nosotros, que es la misma caridad que mueve estos mártires, ¿no? I pray to God to take the evil from them hearts. Veramente paura no, perché quando viviamo una situazione come questa, con una gente coraggiosa come questa, non puoi sentire la paura. One of them is named Ammar. He told me, say, if I are going to meet one day, what you are going to do? Because who actually broke my nose? He asked me the question, what you do with me? He said, of course you are going to drink something, or maybe, I don't know, but if your hands dirty with another people blood, you have to go to the jail. To me, just forgiven. Los cristianos en Irak son un ejemplo increíble de perdón. La gente que perdona, perdona de todo corazón. Esos son un ejemplo para nosotros. Veramente hanno tanta tristezza da una parte perché hanno perso le loro case, la loro terra, le proprietà, hanno perso tutto. Ma dall'altra parte sono molto fiduciosi in Dio, hanno questa fiducia in Dio che Dio non li lascia. Ovunque sono, in qualsiasi posto nel mondo, loro sono sempre fedeli a Dio. Su testimonio di fede è fabuloso, ¿no? Fede al martirio, no? Se parece a l'aneddota de los santos de los primeros siglos. We have martyrs. I don't want to say that, but if we are going to have martyrs people more than the people they have faith here, I guess we are a problem. Hemos recibido, nacimos cristianos, pero también hemos seguido con ello, hemos escogido esta fe y es el camino, el único camino verdadero, como dice Jesús, yo soy al-tariq al-haq wal-hayat, ¿no? Que soy el camino de la verdad y de la vida. Potete aiutarci cuando fate una società cristiana attiva, coraggiosa, dovete evangelizzare anche un'altra volta la vostra società con coraggio, senza paura,
di dire che noi siamo cristiani. Questo è il nostro aiuto che potete fare. It's the time of work. As a Christian, can you help us to reach the Sunday of Resurrection? Take your responsibility and wake.